tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di skincare. Allora, l'azienda Comper Health mi ha mandato un dispositivo che adesso vi mostrerò facendo prima un unboxing, dopodiché appunto lo andremo a provare insieme, ed è un dispositivo molto particolare perché proprio vi aiuta a rassodare e a liftare la pelle del viso. Sono veramente super curiosa di provarlo, infatti adesso andiamo ad aprirlo direttamente insieme. Allora, che cos'è? È un dispositivo che vi aiuta a liftare, a rassodare la pelle. Yes. E ci sono diverse funzioni all'interno, lo potete trovare anche su Amazon, infatti poi giù sotto in info box vi lascerò il link del prodotto così potete andarlo a vedere direttamente da lì. Allora, nel kit ho trovato questo qui che è un'essenza all'acido ialuronico. Apriamo comunque questa essenza qui, che ha, leggo da dietro, non può essere utilizzata nel contorno occhi e può essere utilizzata appunto per 6 mesi, quindi ha un PAO di 6 mesi. Ha una fragranza leggerissimissima, ma direi quasi che non ce l'ha. Il macchinario in questione è questo qui, tra l'altro disponibile in più colorazioni. Ho scelto questa qui grigia, che è quella un pochino più seria. Sembra una scatola di un Mac, di un dispositivo Apple, per farvi capire proprio com'è pulito e lineare il pack. Allora, apriamolo. Cioè, guardate, mi sembra proprio di aprire un iPhone. La scatola è uguale, però è più grande. Quindi, all'interno della scatola troviamo il dispositivo. Sotto qui abbiamo il libretto di istruzioni. E infine il caricabatterie. Poi, appunto, questo qui è l'adattatore. Hanno pensato veramente a tutto. Cioè, mi fa piacere che mi abbiano mandato anche l'adattatore, perché le altre aziende magari ti dicono: guarda, io ti mando il prodotto, poi ti arrangi, ti vai a comprare un adattatore. Poi dipende dalla presa, noi abbiamo quella, come si chiama, europea, quella classica, insomma, quindi dovremmo utilizzare questa qui. E questa è niente, non ci interessa. Bene, dunque, il dispositivo ha 4 funzioni. La prima si chiama MAS, che aiuta ad amplificare gli effetti della crema, in quanto appunto permette agli agenti attivi di penetrare in profondità e va a stimolare anche la microcircolazione della pelle. La seconda funzione che troviamo è la funzione RF, che riduce le linee sottili e rassoda, in quanto appunto grazie all'energia elettromagnetica scalda i tessuti ed aiuta a produrre più collagene. LED invece è la terza funzione, e questa aiuta a dare proprio più luminosità al viso, aiuta in caso di acne, psoriasi, macchie della pelle, insomma per tutte quelle problematiche che vogliamo andare a migliorare. La funzione EMS invece è l'ultima funzione del dispositivo e aiuta a liftare e a rassodare la pelle del viso. Il manuale di istruzioni all'interno è veramente molto ampio, infatti ci sono le istruzioni in tutte le lingue, e vi consiglio, nel caso, di leggere gli avvisi di sicurezza. Adesso ve ne dico alcuni, tipo di non utilizzare il macchinario se si ha una storia di epilessia o convulsioni, se si è in gravidanza, se ha una pelle particolarmente sensibile, oppure se si ha la rosacea, se, vabbè, ovviamente abbiamo la febbre, o in caso di tumore attivo. Quindi magari, ecco, queste avvertenze sono sicuramente da prendere in considerazione prima di utilizzare il dispositivo. Vado anche a scaricare l'applicazione, perché a quello che ho capito, perché ripeto, me lo sono studiato ma non l'ho provato, quindi ancora non ho idea proprio ben chiara di come funzioni. La routine cambia per ognuno di noi, quindi appunto dovrò rispondere a delle domande una volta scaricata l'applicazione, dopodiché mi farà un programma a me dedicato per quanto riguarda quella che è la mia skincare, quella che è la mia routine di questo dispositivo. A questo punto però vi anticipo che farò un secondo video, magari dopo un mese o insomma un mese o due, adesso vediamo, di trattamento, perché capisco che, visto il costo elevato, essendo poi un dispositivo praticamente professionale da fare a casa, volete vedere se veramente funziona. Adesso però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina. Ci vediamo come sempre, anzi ci leggiamo come sempre sotto nei commenti numerosissime. Mi raccomando, lasciate anche un like di supporto, e adesso vi lascio la seconda parte del video.
Come primo step inizio con la detersione, infatti lavo il viso con un detergente schiumogeno, dopodiché applico del tonico. Dopodiché inizio con il mio trattamento che durerà 15 minuti più o meno. Sulla pelle si avverte un leggero calore, comunque non è fastidioso, infatti io avevo tipo un livello 2 di intensità, ma ho preferito aumentare perché magari, non so, è più efficace e quindi ho messo il livello 3. Una volta finito il trattamento, che dovrò fare un giorno sì ed uno no, vado a picchiettare o comunque a massaggiare il siero all'acido ialuronico che mi è rimasto appunto sul viso. Spero che il video vi sia stato utile, se avete domande fatemele pure nei commenti. Baci baci!